Signore e signori, a tutti voi all'ascolto, buongiorno. Oggi è il 4 di febbraio del 2024. Siamo a Granarolo, ma soprattutto oggi è il compleanno di Bimbo Gnocco. Grande auguroni. Vai. La torta. Tieni la candelina. Tanti auguri a te. Oggi che cucchia. Va bene la torta. Bellissima, bellissima. Tanti auguri, Bimbo Gnocco. Tanti auguri a te. Vicino da chiesa. Bravo. Il nostro collega è un po' grande. Prendo qui però. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buona gara! Siete bellissimi, grazie ragazzi! Buongiorno, è il suo compleanno oggi. Il suo era ieri l'altro. Dai, davvero, auguri, ci sono i bignè là da Polga, eh? Ho portato un po' di soldi miei. Ci siamo resi conto adesso che, visto che siamo a Granarolo, ci sono le mucche in mezzo alla rotonda. C'erano le mucche, adesso fate le mucche. Le mucche azzurrine. I bambini, se vedono le mucche vere, che animale, non è mica viola. Siamo al bivio, maxi alternativa dritta, mini gira. La mini, vai. No, non la... Anche la mini. No, no, facciamo l'alternativa, dai. Okay. Vorrei fare addirittura i due, no, anzi. Vai di qua. Io mi fido. Qui c'è un bel buco, in effetti. Hanno fatto bene a segnalarlo, perché potrebbe essere un po'. Qui abbiamo il ristoro con acqua e biscotti. Qui dal ristoro abbiamo il bivio tra la maxi che va di là e il buon Paolo va per la maxi. Noi oggi facciamo l'alternativa, perché sto col mio festeggiato oggi. Siamo arrivati, vi metto il riepilogo di Comotti in 3, 2, 1.
l'arrivo, il ristoro con tè, biscotti, ci sono anche ancora due fette biscottate, le arance. No, ma abbiamo appena scoperto una cosa qui, oggi non è solo il compleanno di Bimbo Gnocco, è anche il compleanno del Gambero, il secondo Bimbo Gnocco. Auguri a tutti e due, siete gemelli. Grazie. Confesso sì, ma... però. Sì, sì, anch'io. Gemelli diversi. Grande. Vado a prendere... Premio di partecipazione, una bottiglia di passata di pomodoro. No, no, no. È il passato d'uva quello. Sempre un passato, eh. Hai ragione. Recensione della camminata? Buono. Buono, sì. Il percorso buono, bellino, percorso in mezzo ai campi. Molto pari. Molto pari. Beh, vabbè, sai, non è che poteva essere diversamente. Avevo chiesto salita, ma non avevo a disposizione. C'era un marciapiede. C'era un marciapiede che già è stato impegnativo. Sì, un po'. C'era il ristoro a metà, c'era quei biscotti, non c'era il tè, però forse era finito. No, era finito perché ho visto dei bicchieri. Ah, ok. Adesso vado a far arrabbiare l'organizzatore e glielo dico. Comunque qui all'arrivo invece il tè c'era ancora bello caldo, poi c'erano un po' di dolcetti, un po' di cose del genere. Premio di partecipazione il pomodoro. Buono. Va bene, buono, ci piace il pomodoro. Perché poi dopo è andata bene, abbiamo festeggiato il compleanno dei due... di lui, poi c'è anche lui il post compleanno, che è pieno di compleanno, anche se la torta non sì, c'era, si narra di una torta ma è troppo tardi. Domenica prossima tutti quanti a Pianoro, che abbiamo un amore di corsa, è per Comen, quindi è una cosa importante anche per il tumore al seno, e quindi mi raccomando, in tanti. Per i primi non so quanti iscritti, quindi iscrivetevi presto, c'è il cotechino. Quindi come premio di partecipazione, voglio dire, con 2,50 euro vi portate a casa un cotechino. Non male, direi. No, i primi che si iscrivono. I primi che si iscrivono. Quindi a prescindere, dopo potete partire tranquillamente in orario, senza partire in anticipo, fare tutto il percorso con calma e tranquillità, tanto vi aspettiamo. E se avete il pettorale, adesso non so come sarà, dobbiamo studiarlo. Comunque i primi che si iscrivono avranno il cotechino, esatto. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo in tanti. Ciao Pianoro. Ciao, 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 ciao. Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward.